Oggi è una giornata molto particolare perché sono stato invitato a fare un giro nell'iperspazio di internet, cioè a scoprire quell'immenso spazio che noi chiamiamo rete che si nasconde dietro i nostri computer. Ho un appuntamento, naturalmente virtuale, con una ricercatrice italiana che si chiama Flavia Sparacino e sarà lei a condurmi in questo viaggio immaginario. Ed eccomi nella realtà virtuale. Beh, Flavia dovrebbe essere qui, mi aveva dato appuntamento alle 11 precise. Flavia, dove sei? Non ti vedo. Marco, sono qui nel mio studio, ma tu dove sei? Davanti al Media Lab, come mi avevi detto. Beh, siediti nella mia sedia virtuale che ti vengo a prendere. Va bene, ti aspetto. Ciao Marco, eccomi qua. Allora Marco, adesso ti porterò a fare un giro in internet. Incontrarsi sul web e intraprendere insieme un viaggio, ad esempio sui grattacieli di Boston. È una delle possibilità offerte da City of News, il software realizzato nei laboratori del Media Lab dell'MIT, l'Istituto Tecnologico del Massachusetts. È qui che Flavia Sparacino ha inventato un programma per trasformare in un paesaggio tridimensionale la massa informe delle notizie che affollano la rete, dove ogni volta finiamo per perderci. Come avete visto, in realtà l'incontro tra Marco e Flavia è stato solo virtuale ai piedi di un grattacielo di bit, non di cemento. È un incontro avvenuto nello spazio di internet, mentre Marco e Flavia si trovano fisicamente in due luoghi diversi. Il primo nello studio dell'MIT, la seconda davanti al computer di casa. Parlano e si muovono davanti a micro telecamere che registrano i loro movimenti nello spazio. Li trasferiscono in computer che permettono ai protagonisti di viaggiare, incontrarsi e comunicare nel cyberspazio. Ma qual è il senso di tutto questo? Ebbene, City of News vuole essere una città della memoria costruita attraverso pagine di internet che diventano grattacieli di informazione e che però non ha un'architettura fissa. Siamo noi che possiamo scegliere o la mappa di una città che ci è familiare o costruire un'architettura che evolve di tipo organico e così facendo creare e stabilire noi delle associazioni tra lo spazio virtuale e le informazioni che cerchiamo in esso. È un modo per non perdersi in internet e al contrario per ritrovarsi anche virtualmente come abbiamo fatto noi oggi. Il software trasforma automaticamente le pagine di internet in facciate di grattacieli disposti nello spazio tridimensionale. Poco alla volta, l'utente impara a muoversi tra le informazioni con la stessa disinvoltura con cui passeggia nel proprio quartiere. Per rendere il tutto ancora più semplice e familiare, spariscono la tastiera e il mouse, sostituiti da telecamere in grado di interpretare il linguaggio del corpo. Adesso ti insegno a navigare. Puntando verticalmente, andremo a visitare la pagina più in basso. Per andare alla pagina successiva basta stendere il braccio destro e ci ritroviamo in cima a un nuovo grattacielo che corrisponde ad un'altra pagina di internet. Se vogliamo poi tornare alla pagina precedente, allungheremo la mano sinistra, mentre se vorremo tornare all'inizio della pagina, sarà sufficiente puntare il braccio in alto. Mentre l'intero sistema è ancora in fase sperimentale e ben lungi dall'essere commercializzato, Flavia Sparacino già pensa al passo successivo: un computer palmare e un paio di occhiali intelligenti. Sto indossando degli occhiali intelligenti. Questi occhiali intelligenti permettono di riportare quello che noi normalmente vediamo sullo schermo di un computer in un piccolissimo schermo che io pongo qui di fronte al mio occhio. Ora il cervello compie un'operazione straordinaria, fonde insieme le due informazioni e quindi io non solo vedo te ma vedo anche le informazioni del sito web associato e creano per noi una nuova realtà fatta non solo degli oggetti fisici che ci circondano ma anche dei bit, delle parole e delle immagini che non sono più in un altro mondo, non sono più soltanto in internet, ma che vengono integrati come parte di ciò che vediamo, di ciò che sentiamo e di ciò che comunichiamo. Quando usciamo dai laboratori dell'MIT, abbiamo la netta sensazione che il nostro futuro sarà caratterizzato da una connessione continua alla rete, sia sul lavoro che durante il tempo libero. Per dirla in altre parole,
La rete onnipresente sarà la croce e delizia del nostro domani.